sito di espansione dei cantieri dell'alta velocità a Torino Leone. Proprio qui qualche anno fa è stata trovata la prima farfalla Zerinzia polixena, una farfalla protetta dalla Comunità Europea. Da 2 anni è stato quindi intrapreso uno studio per verificare la compatibilità dell'espansione del cantiere con la sopravvivenza della farfalla. Lo scorso anno il gruppo multidisciplinare dell'Università ha studiato qual è l'habitat ottimale sia della specie nutrice Aristolochia pallida, sia dell'epidottero che si nutre di questa pianta, e per definire qual è diciamo, la struttura forestale, quindi la copertura boschiva ottimale per entrambe le due specie. E abbiamo stimato che anche in assenza del cantiere, essendo qui ormai completamente abbandonata la gestione antropica, nel giro di alcune decine di anni il bosco si sarebbe chiuso completamente e l'epidottero sarebbe completamente sparito. Ecco perché la soluzione non è stata quella, diciamo, più lineare di salvare i bruchi di questa farfalla e la sua pianta nutrice nell'area che verrà interessata dal cantiere e trasportarli in un'area più idonea, ma è stata quella più complessa di creare delle zone di habitat idoneo, radure abitate da questa farfalla e connesse una all'altra a volo di farfalla. E abbiamo quindi trovato una soluzione. Questa soluzione consiste nella creazione di un corridoio ecologico. Per essere messo a punto deve essere la congiunzione di 2 punti. Il primo punto deve essere proprio questo, cioè il punto in cui il cantiere si espanderà. Questo significa che abbiamo dovuto ridisegnare il cantiere in modo da consentire ad una porzione di quest'area di sopravvivere ed essere quindi il nucleo da cui parte il corridoio. Si è intervenuti pertanto al fine di creare delle piccole radure che avessero le caratteristiche ottimali. Il legname è stato accatastato in cataste che servono anche per un'altra componente di biodiversità del luogo, e anche i vecchi castagni, anche se morti, sono stati preservati proprio perché è molto importante per la biodiversità di altre specie. In concomitanza con la realizzazione delle radure del corridoio ecologico sono state prelevate nelle aree che saranno interessate dal cantiere delle zolle di terra contenenti Aristolochia pallida, la specie nutrice, in modo tale che attualmente nel corridoio siano presenti delle piante che siano in grado di ospitare e dare quindi alimento alle larve che vengono trasferite nel periodo di maggio. È quindi importante che in questo momento raccogliamo i bruchi che si trovano nella zona interessata dall'espansione e li trasportiamo nelle nuove radure, in modo che finiscano la loro crescita larvale nella radura neoformata e si impupino là. Solo l'anno prossimo, a fine marzo, quando queste pupe si apriranno e cominceranno a volare gli adulti, sapremo se la nostra operazione ha avuto un buon successo. Manualmente appoggeremo il bruco su una pianta che troveremo nella radura. Questa è Aristolochia pallida, la pianta nutrice, l'unica pianta di cui il bruco può nutrirsi. Qui ci troviamo in una delle 10 radure che costituisce il corridoio ecologico. Le radure sono state realizzate per ricreare quelle situazioni di mezzo sole e mezza ombra che sono favorevoli sia all'Aristolochia pallida sia all'epidottero Zerinzia polixena. Mettiamo 25 bruchi in media per ciascuna delle radure che abbiamo creato. Stiamo traslocando, vedete, bruchi grossi perché sono prossime all'impupamento, in modo che non abbiano bisogno di troppe foglie da mangiare che non sono attualmente disponibili. Appena si impupa il bruco smette di mangiare, non fa più nessuna attività, diventa anche invisibile per noi perché è molto mimetico. La presenza degli adulti di Zerinzia polixena in queste radure nel 2021 sarà il primo risultato che andremo a verificare. Il corridoio l'abbiamo pensato per Zerinzia polixena, quindi naturalmente il primo risultato che dobbiamo ottenere è che Zerinzia polixena abiti queste radure. Il secondo risultato che monitoreremo a partire da marzo 2021 sarà la capacità di spostamento degli adulti che troveremo in queste radure, e soprattutto la capacità di questi adulti, di queste farfalle, di muoversi da una radura all'altra e quindi di mescolarsi tra loro. Abbiamo un sensore per ogni radura,
che ci permette di sapere la temperatura all'altezza dell'aria, cioè l'altezza di circa un metro, che è l'altezza a cui vola più o meno Zerinzia, e anche l'umidità. Quindi abbiamo questi parametri che ci consentono eventualmente l'anno prossimo di portare dei fattori di correzione. La creazione di queste radure per Zerinzia polixena è sostanzialmente un tipo di restoration ecology, cioè di restauro dell'ambiente, che è funzionale in questo caso a Zerinzia polixena, che era l'obiettivo del nostro corridoio, ma naturalmente ha senso se è funzionale anche a un'ampia fetta di biodiversità.